Riforma del trattato MES e riforma del sistema bancario europeo. Queste sono le novità nel piatto di oggi. Si tratta di roba piuttosto forte, quindi siediti che è meglio. Il MES nasce nel 2012 come ampliamento di trattati precedenti. Dobbiamo immaginarlo come una specie di cassa comune dove ogni nazione appartenente al circuito euro metterà dei soldi calcolati in base a una serie di parametri, fra cui anche il prodotto interno lordo. L'Italia è la terza contributrice netta dopo Germania e Francia. Abbiamo già sganciato un qualcosa come 18 miliardi su un totale di 125 miliardi, che sarebbe la nostra quota. Il concetto con il quale questa cosa ci viene venduta è che nel caso un paese membro degli aderenti al Club Med, no, al Club MES, avesse difficoltà, shock economico-finanziari, crisi di liquidità o che so, un sistema bancario al collasso, il fondo in questo caso interverrebbe prontamente erogando liquidità nel sistema bancario per smorzare le speculazioni, evitare i contagi e garantire quindi la stabilità finanziaria dell'Europa, formando in questo modo una specie di rete di protezione. Beh, detta così sembra carina. Domanda dello scemo numero uno: ma non abbiamo la Banca Centrale Europea per queste cose? Per accedere agli aiuti del MES bisogna però possedere precisi parametri di stabilità. Non basta chiedere, tutti devono contribuire per forza, a suon di miliardi, ma solo qualcuno ne potrà beneficiare subito, altri invece dovranno sottostare a qualche piccola clausoletta. Al di fuori della narrazione giornalistica, cos'è veramente questo MES? Il MES è un organismo sovranazionale e i cui membri godono di immunità ed impunità totali. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Articolo 32,3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino da chiunque siano detenute, godono dell'immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità, in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente agli strumenti di debito. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili. Comma 6. I locali del MES sono inviolabili. Comma 8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere. Quindi, se mancano, che so, 100 miliardi, come nel nostro caso, e sei inadempiente, avrai un congruo periodo di preavviso per mettere i soldi in cassa. Una settimana. I miei complimenti, davvero, i miei complimenti. Complimenti, Bernardo Provenzano non avrebbe saputo fare di meglio. Chi deciderà che interessi farti pagare? La BCE? No. Il MES. Chi deciderà cosa dovrai fare per ripagare il prestito? Il tuo Ministero del Tesoro? No, il MES. Chi deciderà quanti soldi e quando li dovrai versare al fondo? La Commissione Europea? No, il MES. A giugno i capi di governo europei si sono riuniti adottando una dichiarazione comune di intenti. Il nostro Presidente del Consiglio non ha firmato nulla, è vero, ma non ha neanche detto no, nonostante avesse un chiaro mandato a fare esattamente questo. Ti lascio un articolo in descrizione per poter approfondire. La ratifica del trattato arriverà il 15 dicembre, ma a quel punto sarà soltanto una pura formalità perché i giochi ormai sono fatti. Ti ho anticipato che l'erogazione del denaro non sarà valida per tutti ed ora ti spiego perché. Anzitutto, con il MES si creeranno di fatto due
linee di credito per gli stati in eventuale crisi di liquidità. Ti servono i soldi? Ok, come sei messo? Hai il rapporto debito-PIL al 60%? Benissimo. Non hai sforato deficit del 3% per i precedenti 2 anni? Ottimo. Eccoti i soldi e vai a con Dios. Domanda dello scemo numero 2. Ma se hai un rapporto debito-PIL del 60%, non fai deficit, vuol dire che la tua economia è più che sana. Non hai bisogno di chiedere soldi. E qui la cosa si fa imbarazzante. Sarebbe come dare un sussidio di disoccupazione a chi possiede uno stipendio da 20.000 euro. E chi nell'eurozona a oggi possiede tali caratteristiche? Hai un rapporto debito-PIL più alto? Hai fatto magari anche deficit? Ti ritrovi una procedura di infrazione sul groppone? Allora, figlio mio, prima di vedere i soldi del MES, me lo devi ristrutturare il debituccio. Ma stai sereno, basta firmare un piccolo memorandum, sai, è una formalità. E che dice il memorandum? Il memorandum dice che ti impegni a ristrutturare il tuo debito di 1/20 all'anno fino a raggiungere il famoso 60%. Inoltre ci saranno anche indicazioni su quali riforme strutturali, decise dal MES ovviamente, che dovrai adottare per rimettere a posto il tuo debituccio. Quando hai fatto, torna che ne riparliamo. Pertanto la ristrutturazione del debito diviene la precondizione necessaria per avere accesso alle risorse, ai soldi del MES. La ristrutturazione del debito, sappi che non è una condizione automatica. Al MES dicono che sia discrezionale. Ed è a discrezione di chi? Del MES. Domanda dello scemo numero 3. Se l'Italia ha i parametri sballati e non potrebbe con questi parametri accedere alle risorse del MES, ma per cosa lo stiamo pagando a fare? Se vuoi capire meglio come funziona il MES, guarda il mio video sulla Grecia, lo vedrai in azione. Se vuoi sperare di vedere i soldi, dovrai quindi mettere in campo delle riforme strutturali che portino ad una ristrutturazione del debito. Riforme strutturali. Ristrutturazione del debito. Ma che significano nei fatti queste parole? Significano taglio feroce alla spesa pubblica per un paio di decenni, taglio alla sanità, all'istruzione, alla ricerca, ai servizi sociali, collasso completo del welfare state. Significano deflazione salariale sfrenata, privatizzazione allegre, taglio delle pensioni, magari togliendo quelle di reversibilità, idea già avanzata qualche anno fa. Non ti dico da chi, hai internet, vai a controllare. Magari anche prelievi forzosi, come già fatto nel 92 dal governo Amato. Sicuramente patrimoniali, aumenti di tasse come se non ci fosse un domani. Ma soprattutto, si prevede il taglio del valore nominale dei titoli di Stato. E te ne parlerò fra un attimo. Resisti. Se l'Italia, supponiamo, si trovasse nelle condizioni di dover richiedere un sostegno al MES, significherebbe per noi entrare in una recessione gravissima per almeno 20 anni. Ma non disperiamo, noi andremo dal culo molto prima. Questo è il MES. Per come la vedo io, opinione personale, il MES è una società veicolo, un contenitore. Il termine tecnico è Special Purpose Vehicle, in cui convogliare risorse enormi da utilizzare con assoluta discrezionalità per salvare solo alcune banche che si stanno sgretolando e che potrebbero far collassare l'intera eurozona. Novità sulla riforma bancaria europea di giugno, la prima senza dubbio riguarda la possibilità dal 1 gennaio 2022 di raggruppare i creditori dei titoli di Stato. Chi sarebbero sti creditori? Quando io acquisto un titolo di Stato divento automaticamente un creditore nei confronti dello Stato, perché gli sto prestando i soldi. Creditori quindi sono i cittadini? Sì, in teoria, ma qui non si intende radunare i cittadini. Nella pratica, riunire i creditori significa mettere
mettere intorno ad un tavolino i possessori di quello che è più del 70% dei nostri titoli di Stato, e sono le banche, le assicurazioni, i fondi di investimento, i grandi investitori detti istituzionali. Quelli sono i creditori, diciamo una cinquantina di persone. E dopo che si sono riuniti, dopo potranno attivare più facilmente, più in fretta, le clausole CAC, clausole di azione collettiva, che sono presenti su tutti i titoli di Stato a partire dal 1 gennaio 2013. In banca o in posta te ne hanno mai parlato? Le clausole CAC consentono alla maggioranza dei creditori, quelli di prima, di poter fare quello che gli pare sui titoli di Stato. Esempio, possono variare la scadenza di un titolo di Stato. Non ti pago oggi, ti pagherò sì, ma fra 10 anni. Oppure possono variare il tasso di interesse o anche la valuta di pagamento, e via discorrendo, un sacco di cose. Ma ciò che mi preme di più oggi è che le clausole CAC prevedono la facoltà di tagliare il valore nominale dei titoli. Che cos'è il valore nominale? È il valore al quale acquisti un prodotto finanziario. Hai investito 20.000 euro in un BTP scadenza marzo, che so, 2035, a marzo 2035 dovresti ricevere indietro i 20.000 euro investiti, che sono il valore nominale, più un interesse XYZ che sia. Bene, i creditori riuniti possono tagliare quel valore. Diciamo che invece di 20.000 euro te ne daranno 18.000 o anche meno, dipende. In Grecia, ad esempio, spostarono la scadenza dei titoli di Stato di ben 11 anni, tagliando il 50% del loro valore nominale. Ecco cosa potranno fare per ristrutturare il debituccio. Ah, mi dici che tu non hai titoli di Stato, non li hai mai comprati, quindi la cosa non ti riguarda? Ci riguarda, Gioia Santa, ci riguarda, e come, perché quel famoso 70% di titoli di Stato detenuti dalle banche italiane non è chiuso in un cassetto, sono spalmati nei fondi pensione, nelle polizze assicurative, nei fondi di investimento, sono ovunque. Immagina di vedere i tuoi risparmi, i risparmi dei tuoi genitori, frutto di una vita di rinunce, decurtati magari del 30%, così, dalla mattina alla sera. Funziona in questo modo. E in un futuro molto prossimo, anche solo ventilare la possibilità di una riunione dei creditori verrà interpretata dai mercati come l'inizio di una ristrutturazione del debito. Nell'ambiente finanziario, i mercati famosi, la parola ristrutturazione del debito significa rischio default a breve. Ed anche se non lo fanno i creditori, quelli famosi di prima, il valore dei titoli di Stato lo taglieranno immediatamente i mercati, in mezza giornata, con vendite massicce di titoli di Stato, innescando una spirale che porterà verso il default vero questa volta. Termine tecnico utilizzato in questi casi è default indotto. Hai capito che la cosa ci riguarda? Altro aspetto da sottolineare è la garanzia sui depositi, a cui la Germania ha sempre detto no. Si tratta di porre la garanzia su tutti i titoli di Stato europei in modo da offrire le stesse regole e le stesse garanzie per tutti, dando quindi il medesimo segnale di sicurezza sui mercati internazionali. La Germania ha sempre detto no perché non gli conveniva, dicendo che il suo prezioso Bund non si può mescolare all'immondizia dei titoli di Stato italiani, spagnoli o greci. Ma allora si può dire no in Europa. Oggi invece, che sono con l'acqua alla gola, in piena recessione, con un sistema bancario che sta insieme con lo Scotch, con l'agenzia di rating Moody's che ha rivisto al ribasso l'outlook delle banche tedesche, improvvisamente diviene della massima urgenza firmare il nuovo trattato MES e le nuove regole bancarie. Guarda, non perderti neanche questo video. Quali modifiche avrebbe proposto la Germania? Anzitutto si metterà un tetto massimo ai titoli di Stato nazionali che una banca può possedere, e già qui significa andare in difficoltà, perché l'eccedenza dei titoli di Stato finirà dritta in bocca agli speculatori. Dovrai quindi garantire agli speculatori, affinché se li comprino, interessi fuori misura che innescherebbero una crisi del debito che ti porterà
dritto dritto con il cappello in mano dai signori del MES. Poi la Germania esige una valutazione del rischio dei titoli di Stato europei, contraddicendo in pieno il Trattato di Basilea, uno dei fondamenti della Comunità Europea, il quale parte dal presupposto di considerare i titoli di Stato europei come esenti dal rischio default. Tradotto: hai tanti titoli di Stato nelle pance delle tue bancarelle, possiedi un rating magari non proprio altissimo. Con questa doppia riforma, il MES e le garanzie bancarie, quando ratificata, spianeranno di fatto la strada verso una crisi del debito sovrano per noi. Ne conseguirà che sui mercati ci sarà un forte aumento del rischio percepito, il quale innescherà una spirale recessiva. Sono un pazzo complottista, populista, portatore sano di virus sovranisti? Non lo so, può essere, ma direi che sono in buona compagnia. Esistono già commenti molto più autorevoli del mio sulla vicenda, ti lascio sotto in descrizione i più succulenti. Il presidente dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana, noto populista, ha detto a chiare lettere che le banche in futuro potrebbero addirittura rifiutarsi di acquistare titoli di Stato, mentre il professor Galli, collaboratore di Cottarelli, ex direttore generale di Confindustria, complottista della prima ora, ha parlato nella sua audizione al Senato di pistola alla tempia dei risparmiatori italiani, mentre anche un altro famoso populista, rettiliano anche, tale Ignazio Visco, presidente di Banca d'Italia, ha parlato chiaramente di gravi rischi per l'Italia. Qui non stiamo parlando di portatori sani di virus sovranisti, ma di esponenti del sistema Europa. E se te lo dicono pure loro, cazzo, una riflessione un po' più accurata sarebbe stata da fare molto, ma molto tempo fa, magari tirando un po' indietro la lingua una volta tanto e dicendo un bel, chiaro, semplice no. Non mi conviene, come fanno tutti gli altri paeselli della Comunità Europea. Ti lascio sotto in descrizione alcune brevi interviste, articoli e dichiarazioni del professor Galli, di Visco e anche altri articoli per gli approfondimenti del caso. Ti lascio anche la copia in PDF dell'intero trattato MES, se vuoi puoi dargli un'occhiata. Beh, per oggi ho finito, ti ringrazio per l'incredibile pazienza. Prossima fermata, Atene. Se hai domande da pormi oppure non ti sono chiare alcune terminologie tecniche utilizzate oggi in questo video, usa liberamente lo spazio nei commenti e non dimenticare mai, e dico mai, di cliccare sul bottone iscriviti e poi magari lascia anche un bel mi piace, che non guasta.